Vediamo adesso come fare a suonare gli accordi con la mano sinistra. In realtà, siccome gli accordi sono gli stessi, sono anche le stesse le note da suonare. Quindi non dovremo fare altro che suonare con la mano sinistra le stesse note che suoniamo con la mano destra, tenendo la stessa regola. Vi ricordo allora, per esempio, che l'accordo di Do era col primo dito, nota che dà il nome all'accordo, poi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. E questo è l'accordo. Se lo suoniamo con la mano sinistra, non dobbiamo fare altro che suonare le stesse note. Ovviamente, siccome le mani sono speculari, con la nota che dà il nome all'accordo la suoniamo col quinto dito, e poi terzo dito e primo dito. In questo modo suoniamo gli stessi identici accordi che abbiamo suonato con la mano destra. Re maggiore, Mi maggiore, Fa maggiore, Sol maggiore, La maggiore, Si maggiore. Si maggiore lo potete suonare anche mettendo il secondo dito invece che il terzo sul diesis per un discorso di comodità. Bene, però parlando di accompagnamento di un brano, la mano sinistra può tornare più utile per suonare l'accordo in un altro modo, perché sarà difficile che utilizziate l'accordo classico con la mano sinistra per accompagnare una canzone. Per esempio, potreste usare la mano destra se volete suonare solo gli accordi facendo l'accordo classico, ma con la sinistra è meglio, siccome si parla di suoni più bassi, usare un'altra tipologia che è anche più semplice per la lettura dell'accordo. Ovvero, voi potete semplicemente andare a individuare col quinto dito la nota che dà il nome all'accordo, col primo dito l'altra nota dell'ottava sopra che dà sempre il nome all'accordo, e poi con il secondo dito premete la nota che in realtà con l'accordo classico sarebbe la terza, va bene? Prima, seconda e terza nota, ritorna? Quindi in questo caso nell'accordo di Do sarà il Sol, con il secondo dito, primo dito, secondo dito, quinto dito, scusate, secondo dito, primo dito. Questo è l'accordo di Do, suonato con la mano sinistra. Poi possiamo fare in maniera analoga l'accordo di Re, quello di Mi, quello di Fa, quello di Sol, quello di La, quello di Si. Allora, come avete visto, è anche più semplice, se non eccezione fatta per il Si, che si suona con il secondo dito, si suona il diesis, perché vi ricordo, no, che in terza posizione c'è il Fa diesis. Bene, quindi a parte per il Si, che ha il diesis, con questa posizione delle dita, gli altri accordi sono tutti più semplici da suonare perché gli accordi maggiori hanno tutti tasti bianchi. Quindi, voi per mettere insieme le due mani, se volete suonare l'accordo di Do per accompagnare una canzone, potete suonare con la mano destra, magari stando anche non sul Do centrale con la mano destra, ma sul Do della scala superiore, come volete, quello a seconda del tipo di canzone, a seconda di qual è la prevalenza degli accordi. Se sono accordi alti, vi conviene stare spostati con le mani più verso il basso; se sono accordi bassi, potete stare anche con la mano destra, ma questo ne parleremo più avanti, sul Do, non quello centrale, ma quello dell'ottava sopra. Però per farvi vedere meglio, perché possiate avere una visualizzazione piena della tastiera, vi faccio vedere con la mano destra e con la mano sinistra l'accordo di Do. Vedete, la mano destra suona Do, Mi, Sol, quello classico, e la mano sinistra Do suona Do, Sol, Do. Insieme l'effetto è questo, invece di questo. Sentite come stona un po', no? Se suonate con entrambe le mani l'accordo classico. Quindi conviene, questo è il mio consiglio, per partire senza dare altri ritmi o arpeggiare, se volete accompagnare una canzone già con questo, con entrambe le mani, suonando con entrambe le mani gli accordi, questo può essere un buon metodo. Questo è l'accordo di Do, poi andiamo sull'accordo di Re, accordo di Mi, accordo di Fa, accordo di Sol, l'accordo di La e l'accordo di Si. E poi di nuovo torniamo all'accordo di Do. Voi saltando, mettiamo conto, Do, Mi, abbiamo fatto tre accordi diversi e li abbiamo associati insieme. Tenendo il tempo, associandolo ad una melodia, potete, ad esempio, per allenarvi, potete provare a cantare una canzone e metterci insieme questi
questi accordi, per il momento suonandoli soltanto e tenendo la mano giù senza stare a tenere il ritmo. Poi questa cosa del ritmo e poi successivamente anche l'arpeggio lo vedremo più avanti nelle prossime lezioni.